Nel Vangelo secondo Luca, dal capitolo 6, dal versetto 12 e seguenti, leggiamo: «In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli». Nei momenti fondamentali della sua missione, Gesù si mette in preghiera, in ascolto del Padre, per capire quale sia la sua volontà. La preghiera sta all'origine di ogni scelta e azione apostolica di Gesù e della Chiesa. Il giorno della Chiesa spunta dalla notte di Gesù passata in comunione col Padre. In quella notte avrà pensato alla squadra dei 12, mettendo insieme caratteri, sensibilità, mentalità, approcci, modi di vivere molto diversi tra di loro. Ci ricorda Papa Francesco che Gesù prega, Gesù chiama, Gesù sceglie, Gesù invia i discepoli, Gesù guarisce la folla. È Lui che porta avanti la Chiesa così. Lui sceglie i 12, tutti i peccatori. Giuda, poveretto, è quello che si è chiuso all'amore e per questo diventò traditore. Ma tutti sono scappati nel momento difficile della passione e hanno lasciato solo Gesù. A Gesù non importò il peccato di Pietro, cercava il suo cuore, ma per trovare questo cuore, per guarirlo, pregò. Noi non possiamo capire la Chiesa senza questo Gesù che prega e questo Gesù che guarisce. Dal primo momento Gesù prega, ha pregato quando era in terra e continua a pregare adesso per ognuno di noi, per tutta la Chiesa. Queste sono cose di amore. L'amore non guarda se uno ha la faccia brutta o la faccia bella, ama. E Gesù fa lo stesso, ama e sceglie con amore, e sceglie tutti. Nella lista non c'è nessuno importante secondo i criteri del mondo, è gente comune. Lui sceglie i 12 anche se sono peccatori, e tutto questo non è uno spiacevole imprevisto, ma è una realtà che fa parte del progetto della salvezza operata da Gesù. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.